Allora, Sport Civico è un progetto particolarmente importante e significativo per la nostra città. Io credo che lo sport sia in grado davvero di parlare tanti linguaggi, non solo quello naturalmente della competizione, della tecnica sportiva, ma anche quello della partecipazione, dello stare dentro quartieri, vicino alle scuole, per fare in modo che i nostri ragazzi imparino naturalmente a costruire relazioni, amicizie attraverso anche pratiche sportive che portano ad un benessere complessivo delle loro vite. Il progetto riguarderà proprio la rivitalizzazione dell'impiantistica sportiva e l'installazione di un impianto per la fruizione sportiva libera, un cosiddetto calistenica, all'interno di quel parco, che è già un parco sul quale stiamo investendo per favorire feste di comunità. Per cui cerchiamo di coniugare insieme pratica sportiva all'interno della scuola, pratica sportiva per i cittadini, all'interno dei luoghi vissuti dalla cittadinanza all'interno della comunità. Credo sia un progetto per tanti versi importante perché da un lato contribuisce a qualificare ulteriormente non soltanto questo parco urbano, ma più in generale questo quartiere, un quartiere tra i più importanti e belli della città dal punto di vista residenziale, ma anche storicamente ben progettato nel rapporto tra spazi residenziali e spazi pubblici, e dove un impianto sportivo di questo genere ne qualifica ulteriormente le opportunità per la qualità della vita e delle relazioni tra le persone che lo vivono e ci vivono. Questo è anche il quartiere in cui siamo intervenuti nella città di Reggio Emilia con il progetto Sport Civico, un progetto che ha messo in evidenza l'importanza dello sport sociale, dello sport come diritto di cittadinanza, un progetto che mette attenzione all'accesso alla pratica sportiva, un progetto che mette soprattutto tanta attenzione ai temi della rigenerazione urbana. Per fare tutto questo abbiamo portato avanti un lavoro impegnativo, importante, con i ragazzi dell'istituto scolastico, un progetto che ha messo in campo anche attività intergenerazionali. E credo che sia una delle più belle risposte concrete, tangibili a quel riconoscimento del valore sociale dello sport, del valore educativo e soprattutto del valore dell'attività sportiva come promozione del benessere psicofisico che lo scorso settembre è entrato in Costituzione. È stato molto importante collaborare con le partner al progetto perché ha coinvolto i ragazzi della Pertini 1, coinvolgendo e unendo in un'unione per noi fondamentale lo sport, che è da sempre un'attività assolutamente magica per il rispetto delle regole e l'unione tra il benessere dell'anima e del corpo, alla possibilità di legarlo all'educazione civica e alla formazione del cittadino, che per noi è assolutamente un punto fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi. Credo che questo progetto sia molto interessante ed importante perché i corretti stili di vita non sono mai fuori moda. È importante che fin da piccoli i ragazzi sappiano che prendersi cura di sé è semplice e divertente alla loro età. E basta avere solo piccole accortezze come fare tanto movimento, tanto sport, quindi stare in compagnia e imparare a mangiare è importante per evitare delle problematiche in futuro.